One love, y'all, cause we're together. Buongiorno ragazze, come state? Spero che stiate bene. Allora, oggi inizio questo video parlandovi dei muffin. Allora, voglio fare dei muffin alle fragole. Io in realtà non li ho mai fatti con le fragole, ho fatto sempre con gocce di cioccolato, muffin normali, allo yogurt. Però oggi voglio provare i muffin alle fragole, perché sabato ho comprato le fragole. Tada, guardate quanto sono belle, le ho già lavate. Però alcune si stavano quasi rovinando, perché oggi è già mercoledì e non le ho considerate, le ho lasciate lì in frigo senza farci nulla. Allora, quelle che si stavano per rovinare un pochino metà le ho tagliate, il resto ci farò un frullato. Con questo ho deciso di fare i muffin, ho detto perché no, condivido con voi questa cosa. Allora, ho comprato... Io le cose per dolci le compro sempre, cioè io quando vado dai cinesi oppure quando vado nei negozietti che vendono robe da dolci sto sempre lì davanti a guardare, perché mi piacciono le cose per i dolci, ho sempre avuto questa passione. E ho preso questi due pirottini, questi due tipi di pirottini. Oggi non so quale utilizzare tra i due, in realtà forse più questo. Allora, questi tra l'altro sono pirottini in carta 6 cm, sono 50 e sono scelta ecosostenibile, nel senso che sono riciclabili e biodegradabili, quindi in realtà non sono come quelli di plastica, no? Allora, sono fatti così, classici pirottini carini, anche belli da vedere, e sono 50, infatti penso di utilizzare questi, così si addicono più con la fragola, mentre questi li utilizzerò più per fare tipo quelli con il cioccolato. Questi li ho presi entrambi dai cinesi, ma a prezzi veramente bassissimi, tipo 1,30 euro, 1 euro qualcosa. L'altro giorno avevo fatto i muffin, avevo comprato i pirottini all'acquasapone, perché sapete che ce l'ho qui vicino, ve lo dico sempre, solo che li ho pagati tipo 6 pirottini, 2,60 euro, ragazzi, che poi erano pure rigidini. A me i pirottini, quelli tanto rigidi, non è che mi piacciono, anche se comunque tendono a non smarmellare il muffin, però non lo so, mi piacciono più questi qui più morbidini. Allora, io mi sono segnata la ricetta perché l'ho presa da un blog che è questa qui, guardate, perché non l'ho mai fatta, però è più o meno simile a quella che faccio io di solito, quella con le goccine di cioccolato. Allora, muffin alle fragole sono 2 uova, le ho già, 120 g di zucchero, 40 ml di olio di semi, un vasetto di yogurt, 160 g di farina e mezza bustina di lievito per dolci, e poi io grattugerò anche un pochino di limone, anche se la signora non aveva, diciamo, non l'ha segnato nel blog. Allora, direi di iniziare. Faccio 2 uova, non vi mostro più di tanto. Tra l'altro, ragazze, questa l'ho fregata mia madre, perché l'altro giorno mi ha portato il tacchino del contadino. Il tacchino del contadino già pulito e tutto quanto, e lei l'aveva anche condito e me l'aveva portato, così io me lo cucinavo un po' come volevo io. È cascato un pezzettino, vabbè, ok. E niente, ragazzi, ho iniziato, già avevo buttato mezzo coccio di uova dentro, vabbè. Allora, utilizzo questo zucchero che è di barbabietola integrale, che tra l'altro ha un profumo paradisiaco. Io ho già misurato 120 grammi qui, vado a girare. Io non so voi, ma mi rilassa parecchio fare dolci. Amo, adoro. Preferisco più fare dolci che fare cose salate, mi piace tantissimo. Cercate, se avete anche le fruste elettriche, meglio. Io però adesso, siccome mi voglio mettere in questa posizione con la telecamera, mi risultava un po' difficile utilizzare le fruste, ma avrei utilizzato le fruste tranquillamente. Poi vado a mettere, come dice la ricetta, 40 ml di olio di semi. 40 ml dovrebbe essere così. Io utilizzo questi qui, ragazze, così mi regolo con le misure, appunto. 40 ml è questo, sicuro. Giro. Poi i muffin veramente sono buoni, anche se, come vi ho detto nel video precedente, dovrei iniziare a mangiare meno dolci. Però è anche vero che non sto facendo tanta attività fisica. Mangerò uno e il resto li farò mangiare tutti a Luca e amici e mamma, così.
per il resto io meglio di no. Uno sì, ma tanti no. Vedete il composto com'è diventato? Bene. Ora andrò a mettere lo yogurt, perché mi piacciono proprio sia nei frullati che nei dolci, sono proprio densi, come la panna, pure la panna dell'Euroskin, non so ragazzi, non riesco a sostituirla, ma anche ad esempio con le grandi marche, o sarà più grassa, non lo so, però mi piace di più. Io utilizzo questo al cocco, nella ricetta della signora mi sembra che andava a utilizzare quello alla vaniglia, io preferisco più questo, poi voi fate voi. Mamma mia, già sento l'odore, buonissimo, adoro. Poi andrò a mettere mezzo bustina di lievito, come dice la ricetta, tra l'altro. Non si vede? Si sente. Giro, 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 mescolo benissimo. Cioè, devo attrezzarmi in qualche modo per far vedere bene la ricetta e al contempo parlare, perché mettere sempre la musica mi annoia. Cioè, penso che sia anche annoiante per chi guarda il video. È bello anche chiacchierare e fare la ricetta, è bellissimo. Mi piace anche sentire le varie idee delle persone che fanno le ricette, è carino, no? Sentire quello che hanno da dire. Poi io già ho setacciato qui la farina, infatti era 160 grammi, vado piano piano a versare. Farina, tra l'altro, questa qui del Conad, ragazzi, proprio non di grandi marche, ma veramente questa per i dolci e per la pizza è veramente buona. Vedete, il composto è pronto. Grattare il limone. Lo dovevo fare prima, però va bene anche adesso. Gratto un pochino di limone, a me piace tanto l'odore di limone. In realtà avrei anche gli odorini, quelli liquidi di limone, di arancio, però mi piace, se ho il limone fresco, di mettere meglio il limone. Poi vado a periodi io. Olio di gomito, se non avete utilizzato, se non utilizzate la frusta elettrica, ci vuole un bel po' di olio di gomito. È pronto, il composto è pronto, però la ricetta vuole che le fragole vengano messe al momento in cui mettiamo il composto nei pirottini, non direttamente, cioè nel senso non tagliate le fragole e buttatele direttamente. Quindi io adesso mi taglio adesso le mie fragoline e poi ci vediamo dopo quando andrò a metterle nei pirottini. Nel frattempo, frullato fatto, visto che mi erano rimaste delle fragole, integrale le penne, lì ho fatto i funghi con la panna e adesso ragazze passo a fare, ho messo già i pirottini, ho tagliato questo e vedo se Luca mi riesce a tenere un attimino il telefono per farvi vedere come faccio questi muffin. Metto un cucchiaio, anzi ne metto due, no? Metto due. Poi metto un pochino di fragole, così, non tante. Poi le ricopro di nuovo con l'impasto. Buono, mamma mia, già mi è venuta fame. Poi rimetto un altro pochino, proprio di fragoline sopra. Ok, e continuo tutto quanto così. Ragazzi sfornati, guardate quando sono usciti carini, a parte questo che è uscito è strabordato e anche questo, perché qui ho messo più impasto, mentre qui dove l'ho messo preciso sono usciti molto molto carini. Guardate quanto sono carini, veramente belli, veramente belli. Adesso vediamo al gusto, ma penso siano buoni. Anzi, tra l'altro adesso penso di spolverare un po' di zucchero a velo e lo beviamo con il caffè. Ragazze, perdonate la faccia, sono passate un po' di ore e siamo andati a fare spesa. Allora, siamo stati al Lidl e all'Iperconad. Io tra l'altro ancora non ho tolto il giubbino. Allora, voglio far vedere quello che abbiamo comprato, una marea di roba. Io direi di iniziare con Lidl. Adesso giro la telecamera così almeno vi faccio vedere cosa ho comprato. Che è la busta delle verdurine. Allora, questa ve la stra...
consiglio. Bene, già ho fatto cascare lo yogurt. Questa ve la straconsiglio perché, a parte che abbiamo letto che viene dal Sudafrica ed è dolcissima e senza semi, l'avevamo già comprata la settimana scorsa. Siccome stiamo cercando di mangiare più frutta possibile, questa è buona. Poi abbiamo preso yogurt, questi qui due mi servono, come vi ho detto, per fare i frullati che sto facendo ultimamente, ormai sono in fissa. E poi questo qui finalmente l'ho trovato da noi a Civitanova, lo yogurt proteico di cui tutti ne parlano, e finalmente l'ho trovato, 1,10 euro mi sembra. Peperoni che erano in super offerta. Wuster che li ha presi Luca, io non li ho presi questi, non mi ricordo di averli presi. Poi zucchine che erano a 1,29 euro. Peperoncini dolci, questi sono veramente buoni al sugo, sono fantastici, o anche ripieni, davvero buoni, questi 1,99 euro. Poi in questa busta ci sono rimaste le melanzane, che anche queste erano in offerta, ora le tolgo un attimo. Ho preso un mega costone, infatti questo penso di farlo stasera o domani, a 99 al chilo, e non vedevo l'ora di prenderlo, così almeno lo faccio con le patate, è buonissimo. Poi c'era questa torta con pere e crema in promozione a 3 euro e qualcosa, Luca l'ha voluta prendere per dopo cena, penso che questa sarà buonissima ma molto calorica. Poi ho voluto prendere questi qui con fontina e spinaci, penso che siano buoni perché questi qui della linea Deluxe di solito sono buoni. Poi mascarpone e gorgonzola li ha presi Luca, ne ha presi due e non so cosa ci vorrà fare. Pizza. Ci vuole fare la pizza, sì giusto, vuole fare la pizza, è buonissima. Poi abbiamo preso questo arrosto di manzo che è fantastico, è veramente buono. Tra l'altro ho preso questo Deplian per vedere cosa propone Lidl per Pasqua, vediamo, dopo vedrò, quando riguardo la televisione vedo cosa dice. Poi Luca ha preso gli hamburger di tacchino, non so a quanto. Abbiamo preso questi triangolini di mais che a me piacciono tanto mangiare con insalate. Questi della Lidl non li ho mai provati, devo dire la verità. Crackers con pomodoro, li voglio provare. Ah, e anche grano, bene. Sempre Lidl, questo formaggio che ha preso Luca. Pecorino, formaggio canestrato. Boh, sembra buono. Allora, burro, ho preso il primo che è capitato, infatti questo era in promozione, e ricottine. Allora, ho preso questa baguette che è piatta, che in realtà non si chiamava baguette. Ah, si chiama rustichette, così penso per stasera ce la mangiamo. Poi queste orecchiette mi piacevano tanto perché vedete c'è scritto orecchiette al grano arso, mai provate, le voglio provare adesso, devo vedere se in frigo ho le, come si chiamano, le cime di rapa, altrimenti le comprerò, però le volevo prendere, 99. Allora non ho trovato quelle integrali perché tipo all'Eurospin ci sono quelle integrali, ora non so se al Lidl ci sono, però ho voluto prendere queste trofiette, non le compriamo quasi mai, però le ho volute prendere. Spremuta d'arancia, a parte che le spremute, quelle della Lidl, sono ottime. Poi Luca ha preso queste che sono, ragazzi, la fine del mondo. Anzi, meglio di quelli che sono di marca, solo che io non li mangerò. Ora passiamo all'Iper Conad. Allora, c'erano queste tè nero aromatizzato, la Twinings. Questo è al cocco, questo l'ha scelto Luca, ma l'avrei scelto anche io. Poi, se prendevi due pacchettini, tipo, potevi prendere questa mug, vedete, queste termiche così carine. Io già ne ho una dell'università che è identica, verde, e vabbè, qua c'è scritto Twinings, carine, vedete? Molto carine. Adesso se trovo l'altra, ah, eccola. Questa è l'altra che ho scelto io, lampone frutto della passione. Sono delle novità, carine. Labore. Posso dire ragazzi che la mia verdura preferita, i fagiolini piattoni, li amo al sugo, cioè io li mangerei tutti i giorni, sono fantastici, provateli, sono veramente fantastici. Questi qui, sempre all'Iper, mi sembra 1,99 euro.
Allora, appena abbiamo visto questo tonno, l'abbiamo preso subito, anzi ne abbiamo prese due, quindi abbiamo una bella scorta per un bel po'. E perché? Perché questo qui, Mare Blu, non si sgocciola ed è fantastico. Appena aprite la scatoletta potete già versarlo nella ricetta che state facendo oppure nel panino, non lo so, perché non c'è l'olio. Quindi questo ve lo straconsiglio. Questo costava 7 euro e qualcosa, mi sembra. E ci sono 12 lattine, abbiamo preso i due pacchi perché questo è proprio adoro, ma poi anche il gusto di questo tonno è fantastico, provatelo. Poi ho preso fior di frutta, sapete che a me piace molto questa marca, la fior di frutta. E oggi ho preso more di rovo, non l'ho mai presa, prendo sempre ciliegie, visciole, robe varie. Oggi abbiamo voluto prendere questa, la proveremo. Non è molto calorica, certo ci sono quelle ancora meno caloriche, però questa mi piace tanto. Panini per hamburger. Secondo voi chi ha preso queste? Luca. Conan, queste qui fette biscottate ai cereali buone. Ho preso altre fragole perché come avete visto prima ho fatto la ricetta, adesso ne ho prese altre. Panna al salmone che era in promo, l'ho voluta prendere perché adoro. Broccolo che era in super promo, carote che noi mangiamo tantissime carote, le faccio sia nei frullati sia nelle varie ricette, olive da fare con il pollo e uova. Ovviamente ragazzi questa spesa è per una settimana e mezza così, cioè non è che mangiamo tutto. Poi abbiamo preso questi che sono in super promo che io li adoro, ci piacciono molto soprattutto se freschi, sono fantastici. Al gusto ananas e cocco erano 99 centesimi, mix di bosco, pesca e mango e poi gusto vellutato fragole e banana. E poi ci hanno dato questi due cosi che in realtà devo capire cosa siano, sinceramente. Storie spaziali. Boh, vabbè. E poi, ah, ok, abbiamo preso questi mais buoni. E poi Luca ha preso questa schifezza, che sicuramente sarà una schifezza, ma no, sicuramente è buono perché al farro, orzo, riso e avena, grano saraceno, però c'è il latte fresco. Poi abbiamo preso l'acqua. E basta, questa è stata la nostra spesa. Buongiorno, oggi è sabato, fuori c'è una giornata pazzesca, fa caldissimo. Infatti, io ho messo questo vestitino, quello che vi feci vedere di Terranova. Già sento caldo. Ho fatto la doccia, mi sono lavata i capelli, mi sono data una truccata, semplice, ma mi sono truccata. Però mi sono resa conto che ieri non vi ho fatto vedere quello che ho preso, sempre all'Iper Conad, per quanto riguarda i prodotti, perché la busta è rimasta fuori. E niente, voglio farvi vedere quello che ho preso. Vi appoggio come il solito. Mi sono dimenticata, non so come, ma mi sono dimenticata di farvi vedere quello che ho preso sui prodotti. Non so, forse la busta era rimasta fuori e allora ce ne siamo dimenticati. Allora, per lui si è preso questo qui che a lui piace, olio di mandorla, anche a me piace, però ho voluto prendere per me questo qui della Nidra che, cioè, ha un profumo, ragazzi, assurdo, cioè nel senso quando ve lo mettete sopra, cioè vi lavate, dopo rimane la pelle super profumata ed è una roba pazzesca. L'ho provato da mamma, mi sono fatto un giorno la doccia da mamma e lei aveva questo, mi è cioè, fantastico, provatelo. Poi abbiamo preso le Tabs, le cose delle lavastoviglie della Conad. Io allora quelle della Lidl non mi piacciono, proprio rilasciano quel prodotto sulle pentole. Quando vado ad accendere sento l'odore del prodotto, devo stare sempre a rilavare la pentola. Quelle dell'Eurospin idem non mi piacciono, queste qui della Conad sì. E poi mi piacciono quelle della Finish, mi sembra, se non mi ricordo. Infatti quelle quando le trovo in promo le compro, però ieri non ero in promozione e queste qui della Conad sono ottime, provatele. E Luca ha preso il brillante della lavastoviglie perché ha segnato la lavastoviglie, quindi dobbiamo mettere il brillante. E poi ho preso il coccolino, questo qui XXL, non è il mio preferito è quello giallo, solo che era terminato perché avevano fatto la promo dell'XXL. Siccome l'ho terminato quello lì, sto utilizzando questo, il Mon Amour, e c'è anche un altro sopra che non mi ricordo, che è viola, che amo. Questi tre li amo.
perché hanno quel profumo straforte che mi piace proprio sentirlo sugli abiti. Questo qui è orchidea, viola e mirtilli e non è male, mi è piaciuto quando l'ho aperto perché ho detto cavoli, lo voglio, mi serve, però non ho trovato quello che prendevo solitamente e questo è veramente buono. Adesso devo fare le coste, è quasi mezzogiorno, dovrei cucinare, farò le coste e ci vediamo tra un po'. Raga, coste tagliate, le ho messe adesso un po' in ammollo così almeno faccio tipo un secondo lavaggio. Ora voglio provare il tè, quello di ieri, questo qui, poi dopo vi dirò anche quello del cocco. Guardate quanto sono carine, tra l'altro, sono proprio fatte così, a piramidina, in tridimensionale. Carine. E ho messo l'acqua a bollire e andiamo, vediamo com'è. Non ne metto tanto perché voglio un gusto abbastanza deciso. Ora vediamola. Qui dice che deve rimanere in infusione 3 minuti. Quasi passate 3 minuti, ma penso che questo rimanga chiaro, anche se comunque il tè è verde, però già dal profumo è buono. Tra l'altro adesso mi stavo guardando in telecamera, nella camera, a parte l'amico Fritz qui che ci allieta della sua presenza. Oggi veramente il trucco che ho fatto mi piace tantissimo, veramente tanto. Poi non ho messo il mascara come il solito, l'ho messo solo nella parte finale e ho messo un po' di ciliegine finte. Non lo so, volevo questo look soft. Veramente oggi veramente mi piace tanto. E ho messo un eyeliner, un illuminante di Essence che ho preso ultimamente, fantastico. Veramente bello. Comunque, tra l'altro, dopo se riesco. Ah no, a parte dopo sono chiusi. Volevo andare dalla Kiko a prendere qualche trucchetto, qualcosa di make-up, però oggi è chiuso perché è sabato, quindi niente. Vedrò nel corso se troverò qualcosina di carino da prendere. Veramente buono, ragazze. Allora, sa di tè, sa di lampone. Però frutto della passione non saprei dirvi, però buono. Buono. Cavoli, ci farò colazione la mattina tranquillamente, con la speranza che però mi sveglia come, come il caffè. Comunque adesso vado a cucinare qualcosina perché Luca è in arrivo e ci vediamo dopo. Ragazze, ci siamo venuti a fare una camminata e poi siamo venuti anche a risparmio casa, come vi ho detto, si può venire, l'abbiamo scoperto da poco che si può venire, solo che è ancora chiuso. Ora andiamo un attimino a vedere da Maison se è aperto, se no dobbiamo aspettare per forza tutti i negozi alle 4. Prima c'era un sole che spaccava le pietre, adesso un po' meno. Adesso Luca sta vedendo l'orario. Non so se mi sentite. È chiuso? Cioè, sabato e domenica sono chiusi? No, vabbè, perché? Una tragedia. Raga, dopo che abbiamo scoperto che il risparmio casa è chiuso come dei polli, cioè siamo andati lì e era chiuso come dei polli, siamo venuti al nuovo McDonald's perché avevamo di mangiare qualcosa, così oggi a casa non cucinavamo. E c'è uno che mi sta guardando, va bene. Quindi volevamo appunto ordinare qualcosa di mangiare e poi andarcene via a casa, anche se prevedo una bella serata o di film o di C'è posta per te. Adesso vediamo cosa ha ordinato Luca per me, ho chiesto di fare a lui e niente, vediamo cosa ha ordinato per me. Vediamo cosa hai preso. Qual è il mio? Questo è chicken. Tutti e due è chicken. Ah, buono. Anche questo? E perché questo così? Io comunque lo voglio piccolino, te lo dico. Sono uguali? Buone, buone, buone. No, ma è enorme questo. Ah. Però perché questo è spiaccicato? Questa è la cipolla della marmellata. Vedi la prima che c'è.
poco, eh. Cioè, penso maionese e basta, insalata e cose. Ragazzi, eccoci qua, sono tornata a casa. Siamo tornati a casa in realtà. Allora, dopo McDonald's siamo andati a fare una camminata. Poi Luca ha voluto passare alle Lidl perché aveva visto che ieri c'erano i trapani. Però non era molto convinto di prendere quel trapano che hanno messo adesso in volantino, ma aspettare e prendere il prossimo che, da quello che ho capito, quello che mi ha detto, era più potente. Poi cosa abbiamo fatto? Ah niente, vabbè, siamo andati da una nostra amica e poi siamo passati da mia madre. Mamma, cosa ha fatto? Allora, ultimamente vedevo che i suoi capelli stavano migliorando tantissimo. Mamma ha gli stessi miei capelli di consistenza, di quantità, e le dicevo, ma come mai stanno migliorando tantissimo? Niente, faceva, impiegava anche meno tempo nel farsi la piega. E il capello era veramente bello, vedete questa parte qui, tipo adesso con l'umidità non le si gonfiano. Non le si gonfiava. Allora, e il profumo dei capelli era tipo, sapete quando andate dal parrucchiere e il profumo nei capelli è fantastico, è professional, è veramente bello, perché i parrucchieri hanno quei prodotti professionali profumati, belli, che ti rendono il capello morbido. E lei mi faceva, no guarda che non sono andata al parrucchiere. E dicevo, mamma dai, non raccontare le balle, sei andata dal parrucchiere. E lei faceva, no, ti dico di no. E dopo mi ha fatto vedere sto shampoo. E fa, guarda, e io ho detto, dove hai preso sto shampoo? Vedi che è del parrucchiere, c'è scritto professionale. E lei faceva, no, l'ho preso all'acqua e sapone ed è una roba nuova. Vabbè. Io vado poi all'acqua e sapone, lo vedo vicino, li mettono lo stesso bottiglione vicino al bottiglione del Frank Provo. Che io tra l'altro Frank Provo lo utilizzavo ed era fantastico. E lei mi fa, dai, un giorno te lo compro e lo provi. Io ho detto, mamma, non è perché non lo voglio comprare, è perché, cioè, non utilizzo prodotti naturali. E lei fa, no, ma dai, prova almeno una settimana, due con questo prodotto. E vedi, ho detto, mamma, a parte che non ci vuole una settimana, ma un mese. Poi ho fatto, cioè, non utilizzo questa roba, utilizzo la roba naturale. Lei mi fa, provalo, che ti costa? Provalo. Oggi è andata all'acqua e sapone. L'ha comprato per lei, l'ha comprato anche per me. Ora ve lo mostro. Eccolo qua, ragazzi. Guardate che bel bottiglione. 750 ml. Ha un profumo, vi ripeto, come quello del parrucchiere. C'ha un profumo fantastico. E infatti c'è scritto addirittura professional. E c'è scritto shampoo brilliance, nel senso che dà quella brillantezza al capello, ed è vero, perché vedevo in mamma, non vedevo proprio il capello opaco, essendo che i capelli che tendono al crespo, che tendono, che comunque sono ricci, che comunque non sono lisci di natura, tendono comunque ad opacizzarsi, no? E mamma li aveva lucidi, ragazzi, senza mettere oli, olietti, né niente. Quindi me l'ha comprato, ora mi tocca utilizzarlo all'olio di mandorla. Lo ha pagato 2,45 € e mi ci ha preso anche la maschera. Guarda che bel mascherone, enorme. Anche questo sempre BX, e questo qui però è al cocco. E anche questo mi ha detto sulle 2,40-2,45 €. Quindi 500 ml di prodotto e 7,50 € per lo shampoo, cioè questo mi durerà un bel po', anche se comunque io mi lavo parecchio i capelli, però penso che mi durerà. Voglio vedere appunto il risultato su di me. Sicuramente sarà lo stesso risultato che ha avuto mamma sui suoi. E niente, quindi mi tocca un attimino accantonare lo shampoo naturale, perché ormai si è messa in fila, cioè ormai l'ha comprato, cioè è inutile. Bene. Vabbè, a parte questo comunque ve lo consiglio, perché comunque vi assicuro, se avete i capelli come i miei, mamma è già da un mese e mezzo che sta utilizzando questo BX e si trova veramente benissimo.
Allora, adesso Luca, siccome abbiamo preso altre zucchine, tanto come se non ci fossero domani perché abbiamo trovato in super offerta, sta facendo, le sta grigliando. Sapete che ogni tanto di sabato e di domenica mi aiuta e le sta grigliando. Io adesso devo quelle bietoline che prima ho tagliato, no, le coste, quelle coste che ho tagliato prima e ho messo a mollo, poi le ho fatte scolare, adesso le metto a bollire nel grande, sapete quel pentolone della nonna, quei mega pentoloni di acciaio, li metterò lì, mi ricorda molto come faceva mia nonna tempi addietro. E poi non mangeremo, cioè io perlomeno non mangerò, ma Luca tanto qualche schifezza se la mangerà. Mi farò una tisana oppure quei tè lì, tanto oggi è sabato, quindi anche se non dormo, anche perché mi voglio vedere c'è posta. Ultimamente crollo prima che finisce c'è posta, quindi voglio vederla. E niente, raga, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Prossimo video voglio parlarvi dei prodotti capelli ricci e di una cosa che ho comprato che mi sto trovando veramente bene, perché mi sta veramente aiutando molto con il mio tipo di capello. E niente, voi che farete questo sabato? Scrivetemi sotto cosa fate di solito nei vostri sabati e nelle vostre domeniche. Ho messo, vedete, questo smalto rosso, a parte che vorrei andare a farmi la ricostruzione o me la voglio fare, però sinceramente, ragazzi, facendo tante cose ultimamente, farmi pure la ricostruzione da sola, cioè sarebbe spararsi, cioè ci vuole tanta pazienza e in questo momento ce l'ho veramente poca, quindi vorrei andare da un estetista perché mi voglio fare la ricostruzione, anche se devo dire la verità, non mi dispiace mettere solo lo smalto, così almeno se mi stufo me lo levo e me ne metto un altro. Però io la ricostruzione l'amo, cioè non c'è storia. Quindi la voglio togliere, cioè la voglio fare. E poi niente, niente. Ah, e una cosa, vorrei anche vedere il dermatologo per i brufoli. Così se mi dà qualche cura, così evito sempre queste cose, questi bozzi. Anche se sicuramente mi direte non devi mangiare i dolci e zozzerie varie, avete ragione. Però secondo me anche qualche prodottino del dermatologo non fa male. Anche se non è che io soffra di così tanto acne, però vedete questi bozzi ogni tanto mi vengono a trovare e sulla schiena d'inverno mi fanno, adesso non so se non riesco a farvelo vedere, ogni tanto dietro d'inverno mi vengono anche sulla schiena perché una volta mi disse il dermatologo che dovevo evitare di mettere capi pesanti e di mettere solo cotone o cashmere, ma cioè, ma ragazzi, cioè, io voglio essere libera di comprare quello che voglio e di vestire come voglio e poi se sento freddo, va bene che in questa casa non si sente freddo, cioè proprio zero, anche se non accendi i termosifoni. Questa casa, non lo so, non saprei descrivervela, ragazzi. Nell'altra casa accendevamo il camino, i termosifoni e non era proprio caldissimissimo, mentre in questa basta poco che diventa tipo una mamma ed è fantastico. Quindi, cioè, non è che indosso grandi maglioni in casa, mi vedete anche voi nei video. Però devo fare più docce, mi disse, cioè tipo durante il giorno, se sto in casa ovviamente, devo fare più docce possibile, tipo due o tre, perché ovviamente sudando, commettendo robe pesanti, sudando, la pelle si, diciamo, si crea il sebo e quindi mi fa questa cosa. Mi disse che dovevo fare una cura, però non l'ho fatta perché, cioè, era troppo lunga, però ora penso di ritornare e mi voglio far prescrivere di nuovo quella cura lì, così almeno non ho più questo problema dietro la schiena, perché cioè veramente è noioso. Ditemi voi come se avete avuto lo stesso mio problema, scrivetemi sotto, ditemi come avete risolto. Una mia amica mi ha detto che lei ha comprato solo una crema in farmacia che si chiama Cicatren, una roba del genere, e ha risolto tantissimo, proprio, cioè non è andata né dal dermatologo né da nulla, però boh, non so se comprarla oppure andare direttamente al dermatologo, non lo so, sinceramente.
sinceramente non lo so. Poi con questo Covid andare dai dottori, dai ospedali vari, boh, non lo so, è tutto un non lo so. Però lo devo fare perché mi hanno stufato, ma non tanto questi sul viso, ma più che altro qua dietro, anche perché l'estate sta arrivando, cioè anche voglio mettermi una canotta, qualcosa. Beh, che non sono tanti, sono pochi, però cioè, mi scoccia, ecco, mi scoccia averli. E poi devo cercare di iniziare a togliere un sacco di cose di cibo vario, che sicuramente anche quelli sono la causa. Ah, quanti problemi, ragazzi. Niente, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, come sempre parlo tantissimo. Vi invito sotto a iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video e buonanotte oppure buon pomeriggio oppure buona giornata, dipende da quando stai vedendo questo video. Ciao ciao!